Bentrovati a un nuovo appuntamento con Filca News. In primo piano l'attualità. Filca Cooperative ha ricevuto la nomination all'Oscar di bilancio 2012 nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Milano presso la sede della Borsa Italiana. Un riconoscimento prestigioso per l'azienda, unica società delle costruzioni e del real estate, a rientrare nel ristretto novero dei finalisti. Dopo aver vinto l'Oscar nel 2008, Filca è così giunta alla quarta nomination, grazie alla qualità del suo rapporto di sostenibilità, giudicato tra i migliori in assoluto. Il servizio. Il bilancio di sostenibilità è tra i migliori, sia per la forma che per i contenuti. Puntuale e precisa la rendicontazione degli impegni presi e dei risultati conseguiti. Altrettanto completa l'illustrazione del risk management e l'analisi del capitale intellettuale. Con questa motivazione, Filca Cooperative, leader in Lombardia nell'edilizia residenziale, ha ricevuto la nomination all'Oscar di bilancio 2012 per le piccole e medie imprese, unica società nel settore delle costruzioni e del real estate a rientrare nel ristretto novero dei 27 finalisti delle 9 categorie previste. Filca, dopo aver vinto nel 2008 il prestigioso premio istituito a livello nazionale da FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è giunta così alla sua quarta nomination, un risultato di assoluto rilievo nel panorama delle eccellenze imprenditoriali del Paese. Tutti i documenti che hanno ottenuto il riconoscimento, siano rendiconti economici, sociali e ambientali o relazioni delle governance, hanno una caratteristica che li accomuna: la capacità di comunicare con efficacia e immediatezza a tutti i soggetti terzi con i quali l'azienda interagisce la propria identità, i risultati raggiunti e come sono stati raggiunti, le prospettive future, spiegano i componenti della giuria presieduta dal professor Angelo Provasoli, già rettore dell'Università Bocconi. Questi bilanci sono diventati validi strumenti di relazione in grado di costruire rapporti destinati a durare nel tempo. A ricevere l'attestato per Filca Cooperative, il presidente dell'azienda Giacomo Fumeo, nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi a Palazzo Mezzanotte di Milano, sede della Borsa Italiana. Certamente è motivo di grande soddisfazione. Dopo aver vinto l'Oscar di bilancio nel 2008 per le piccole e medie imprese, l'abbiamo vinto dopo 3 nomination consecutive, abbiamo dovuto restare, come dal regolamento del premio, per 3 anni in panchina e quindi siamo rientrati quest'anno e francamente non ci aspettavamo al nostro rientro di avere questa ulteriore nomination che certamente va a premiare l'attenzione che tutta l'azienda pone al rapporto di sostenibilità. Ecco, in particolare in questo momento delicato per l'economia e pesante per il settore in cui operiamo, avere questo riconoscimento non può che essere di grande stimolo per il gruppo dirigente di Filca, per tutti i dipendenti e per i nostri stakeholder. Come da tradizione, la consegna dei premi è stata preceduta da un momento culturale dedicato al tema Obiettivo Sviluppo, la finanza al servizio delle imprese. Al dibattito, moderato da Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, hanno preso parte Franco Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, e Massimo Tononi, presidente di Borsa Italiana. Tra i vincitori dell'edizione 2012, Assicurazioni Generali, Unicredit, Sorgenia, Enel, rappresentati dai più alti vertici del management. L'Oscar di bilancio, d'altro canto, è divenuto ormai un punto di riferimento assoluto per il gota dell'economia nazionale. Io credo che la caratteristica dell'Oscar, e per quanto mi risulta per ora è una caratteristica unica, è quella di essere un premio dato da una comunità di professionisti multi-stakeholder. Non è un'associazione o non dico un gruppo di amici al bar, alcuni premi sono dati da 4 amici al bar. È veramente una cosa serissima. Lei pensi che i presidenti di tutte queste associazioni, sono ben 16, vengono in giuria dove non è ammessa sostituzione, passano un intero pomeriggio
a discutere, a volte non dico a litigare, ma insomma a dibattere appassionatamente su chi mettere nella famosa terna. La qualità dei bilanci è così migliorata che a volte devo dire che è difficile dire chi è the winner tra i tre, perché sono così minime le differenze di qualità tra l'uno e l'altro che entrano poi delle valutazioni anche diverse per l'assegnazione finale di questo premio. Cosa rappresentano le imprese, gli enti, le associazioni che arrivano tra la rosa dei finalisti o addirittura vincono l'Oscar di bilancio? Rappresentano un panorama completo perché ci sono le grandi aziende, ci sono le medie, le piccole, c'è il profit e c'è il non profit, ci sono delle piccolissime realtà di non profit che hanno fatto dei bilanci stupendi e quindi direi che è proprio una panoramica del meglio del nostro paese. Quindi possiamo dire eccellenze che in qualche modo davvero sono rappresentative di un esempio di intendere il modo di fare impresa, la cultura di impresa. La cultura di impresa è il rispetto degli stakeholder, a cominciare dai propri dipendenti, dal territorio, la società e tutti quelli che in un modo o nell'altro sono con loro connessi. Questo è il grande segreto dell'Oscar di bilancio. Con questa edizione lei cede il testimone di segretario dell'Oscar di bilancio. Spero di cederlo in buone mani, perché considero l'Oscar un po' una mia creatura. Bene o male ci ho lavorato 22 anni, diciamo che è esploso al di là della mia passione, della mia professionalità, anche perché tanti ci hanno creduto e quindi è importante che non solo sopravviva, ma le mie dimissioni sono fatte per lasciare spazio a quelli che probabilmente hanno nuove energie, nuove idee, nuove anche capacità tecniche per fare di questo premio qualcosa di unico. Filca Cooperativa è giunta alla sua quarta nomination dopo aver vinto l'Oscar di bilancio piccole e medie imprese nel 2008. È difficile ottenere questo tipo di risultati per un'impresa che partecipa all'Oscar di bilancio? Non è difficile, se uno fa le cose bene, seriamente, se lo merita, ci arriva. Io conosco Filca prima che partecipasse all'Oscar di bilancio e ho visto come si è evoluta nel suo bilancio, ma non solo nel suo bilancio, anche nella sua comunicazione, nel modo di porgersi, nelle cose che dice, nelle cose che fa. Quindi io credo che sia davvero un'eccellenza. E per questa edizione di Filca News è tutto. Arrivederci al prossimo appuntamento con il nostro magazine.